Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più, a cura di Matteo Neroni. In una società evoluta e moderna come la nostra, la miseria più grande è pensare che i soldi siano l'unico scopo della vita. Un saluto da Matteo Neroni e bentornati in un nuovo episodio di Liberamente, il podcast che ogni settimana affronta un viaggio nuovo all'interno della psicologia e della crescita personale. Oggi apriamo le danze con un atto di sincerità, di pura onestà. Ho un obiettivo dichiarato con questa puntata e allo stesso tempo anche un obiettivo molto ambizioso, quello di iniziare insieme con te una riflessione più o meno profonda sul tema della ricchezza. Cos'è la ricchezza? Essere una persona ricca consiste solo nel produrre e accumulare denaro, oppure esistono anche altre forme di ricchezza? Che ricaduta ha sulla nostra mente, sulle nostre scelte, il modo con cui pensiamo alla ricchezza? Ecco, queste sono solo alcune delle domande che dobbiamo assolutamente cominciare a farci se vogliamo iniziare insieme questo approfondimento sul tema della ricchezza. Dico iniziare, ma in realtà questa riflessione è già cominciata ieri con la stories che ho condiviso sul mio profilo Instagram, e durante tutta questa settimana continuerò un po' a stimolarti e, perché no, anche a darti un po' fastidio. In un certo senso è quello che spero di riuscire a fare, e se ti sentirai anche un po' contrariato alla fine di questa puntata sarò contento, non perché cerco rogna, ma perché significherebbe che sono riuscito quantomeno a far breccia in te e generare una riflessione ulteriore su questo tema che è centrale per ogni essere umano e che, come vedremo nella puntata di oggi, rientra ed influenza tutte le sfere della nostra vita. Se vuoi ricevere tutti gli stimoli extra che sono riservati alle menti libere, non devi far altro che iscriverti al canale WhatsApp delle menti libere. Per farlo ti basterà inviarmi un messaggio con scritto "sono una mente libera" al mio contatto WhatsApp che troverai all'interno delle note di questo episodio. Ma non perdiamo altro tempo, iniziamo la nostra riflessione sul significato che ha la parola ricchezza. Bene, allora cominciamo a capire meglio cos'è la vera ricchezza e perché faresti meglio a non identificarla solo con i soldi. Parlare di ricchezza, ragazzi, non è una roba facile, non è una roba semplice. Quello che possiamo dire è che la prima cosa che ci viene in mente quando parliamo di ricchezza sono i soldi e tutti i suoi derivati. Magari proprio ora stai pensando al tuo conto in banca e a quanto sarebbe tutto più facile, quanto saresti più felice, più motivato, più coraggioso, più, eccetera, eccetera, se avessi più soldi sul conto. Magari piangi ogni fine mese perché vedi arrivare lo stipendio e vedi gran parte della tua ricchezza volare via da te per via delle spese obbligatorie che tutti quanti noi abbiamo da sostenere a fine mese. Magari ti è tornato in mente proprio quando tua moglie ha fatto la spesa magari al supermercato e ti sei arrabbiato perché se l'avessi fatta tu certamente avresti speso la metà. O magari non stai pensando a niente, ma va benissimo lo stesso. Dico questo non per giudicarti, ma perché questi sono esattamente gli stessi pensieri che faccio anche io tutti i giorni. Quante cose potremmo fare se solo avessimo un paio di 100 euro in più a fine mese, no? E così via. Cioè, ragazzi, parliamoci chiaro, alzi la mano per favore chi di noi non ha mai pensato in vita sua quanto sarebbe fico vincere la lotteria. Ecco, penso che la nostra generazione debba aprire gli occhi per poterli poi aprire anche alle generazioni future che verranno, perché il nostro problema è che siamo immersi in una società consumistica fondata su una ingiusta distribuzione dei beni e delle risorse, e per questo ci affanniamo tanto per guadagnare un pochino di più, mettere da parte quel che ci serve e fare le brave formichine, dove condividere con l'altro diventa praticamente impossibile perché non si sa mai quello che è superfluo oggi potrebbe tornarmi utile domani. È una società che ci bombarda, che ci assedia giorno e notte con nuovi prodotti tecnologici alla moda che escono alla velocità della luce, ed è una società aggressiva che ci fa sentire sbagliati quando non acquistiamo e potenti invece quando possediamo qualcosa.
Quindi il nemico numero uno, se vuoi cominciare a vivere un nuovo concetto di ricchezza, è proprio questa associazione tra ricchezza e il possesso di cose materiali, di beni materiali. Restare in maniera inconsapevole all'interno di questo ingranaggio ci porta inevitabilmente a lasciare che sia il denaro a restituirci il valore di ciò che siamo, di ciò che facciamo e della vita che viviamo. In altre parole, pervertiamo completamente il vero significato dell'essere. Essere ricchi, scambiando l'avere con l'essere, quindi dove il tuo essere dipende da ciò che hai e da ciò che possiedi. Devi sapere che il nostro rapporto con la ricchezza influenza anche in maniera molto profonda i nostri rapporti interpersonali, il modo con cui entriamo in relazione con gli altri, dove ad esempio o sopravvalutiamo coloro che percepiamo più ricchi di noi, svalutando noi stessi, o d'inverso sottostimiamo il valore di coloro che percepiamo essere più poveri di noi. Il denaro quindi oggi, come oggi, modifica tantissimo le nostre scelte, il nostro modo di stare nel mondo, e dobbiamo proteggere dunque la nostra mente da questo virus, il virus della ricchezza come avere e fare più soldi. Ecco, arrivati a questo punto di questa riflessione di oggi sulla ricchezza, bisogna un attimo fermarci e ricordare che l'obiettivo di questa puntata non è quello di trasformarci in degli snob, in persone che dicono e pensano che i soldi siano il male e che quindi tutti dovremmo andare in giro con le scarpe bucate. No, assolutamente non è questo l'obiettivo di questa puntata. Al contrario, questa puntata ha l'obiettivo di iniziare a ragionare sul valore che i soldi hanno nella tua vita. E in particolare mi rivolgo a tutte quelle persone che pensano, che sono convinte che solo quando diventeranno milionarie allora potranno iniziare veramente a vivere e a godere della propria esistenza. Pensare in maniera consapevole al nostro rapporto con i soldi diventa cruciale, ragazzi, se vogliamo coltivare una nuova cultura della ricchezza non solo in noi, ma poi anche da tramandare ai nostri figli, alle persone che incontreremo durante il percorso della nostra vita. Sarei uno sciocco ed un esaltato quindi a dirti che i soldi non sono importanti, ma se oggi vuoi iniziare a sviluppare dentro di te una nuova visione della vita, una nuova visione della ricchezza, devi assumere degli anticorpi se vuoi debellare questo virus che, anche se non vuoi, circola nelle nostre vene da quando siamo piccoli, e per fare spazio ad un vero nuovo significato di ricchezza. Senza che sto qui ad ammorbarti ancora con tante teorie, sperando che tu capisca che se ti senti povero oggi non dipende da quanto è grosso il tuo conto in banca, ma piuttosto dal tuo scorretto modo di pensare e di approcciare alla ricchezza, preferisco raccontarti una storia con una morale piena di saggezza e di profondità. Sto parlando della storia del pescatore messicano. Te la racconto e poi commentiamo insieme il suo prezioso insegnamento. Un uomo d'affari americano era in piedi sul molo di un piccolo villaggio messicano sulla costa, quando attracca una piccola barca con un solo pescatore a bordo. Sulla barca c'erano diversi grandi tonni pinna gialla e l'americano si complimentò subito con il pescatore per la qualità del pesce pescato e gli chiese quanto tempo aveva impiegato per pescarlo. «Poco tempo, signor», rispose il messicano. «Ma allora perché non sei rimasto un altro po' per pescarne di più?» chiese l'americano. Il messicano gli spiegò che quanto pescato era sufficiente a soddisfare i suoi bisogni e quelli della sua famiglia. L'americano allora chiese: «Ma cosa fai con il resto del tuo tempo?» «Dormo fino a tardi, pesco un po', gioco con i miei bambini e faccio la siesta con mia moglie. La sera poi esco e vado ad incontrarmi con gli amici nel villaggio, bevo qualcosa con loro e suoniamo e cantiamo insieme, signor. Insomma, ho una vita intensa». L'americano, sentendolo parlare in questo modo, lo interruppe subito. «Io ho un dottorato conseguito ad Harvard e ti posso aiutare. Dovresti iniziare a pescare un po' più a lungo ogni giorno, così potrai vendere il pesce in più che hai pescato. Con il guadagno potrai comprarti una barca più grande. La barca più grande porterà più soldi e potrai acquistare una seconda barca e poi una terza, finché non avrai una flotta di pescherecci. Invece di vendere i tuoi pesci alle persone, potresti contattare direttamente l'industria alimentare.
per vendere loro i pesci e forse più avanti aprire addirittura un tuo stabilimento. Potresti controllare la pesca, la trasformazione, la distribuzione. Potrai lasciare questo piccolo villaggio e trasferirti a Città del Messico, a Los Angeles e anche a New York. Da lì dirige la tua grande industria. E quanto tempo ci vuole, signor? Chiese il messicano. Beh, vedi, tra i 20, forse 25 anni, rispose l'americano. E dopo, signor? E dopo? È qui che la cosa si fa più interessante, rispose l'americano ridendo. Quando il tuo volume d'affari crescerà, potrai vendere tutte le tue azioni della tua società e diventare veramente ricco guadagnando milioni. Milioni, signor? Veramente? E dopo? Ma come? Ma che domande mi fai? Ma è chiaro che dopo potrei andare in pensione, andare a vivere in un piccolo villaggio sulla costa, dormire fino a tardi, giocare con i nipoti, pescare un paio di pesci, fare la tua siesta e passare le tue serate a bere e a divertirti con gli amici. Insomma, ragazzi, la morale di questa storia è che se non prepari la tua mente a riconoscere la vera ricchezza, rischi di restare per tutta la vita una persona povera. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questa puntata. Spero che questa storia del pescatore messicano ti sia stata di ispirazione. La morale è eccezionale, ci aiuta a ricordare che non è il conto in banca, non sono i soldi a fare la nostra felicità, non è il denaro a dare valore alle nostre vite, piuttosto la cosa più importante che possiamo fare è preparare la nostra mente ad accogliere tutta la ricchezza che c'è nella nostra vita, perché se guardiamo solo al denaro, ragazzi, il resto delle cose belle che abbiamo non le vedremo mai. E spero che veramente attraverso questa storia di aver suscitato in te quantomeno il desiderio di guardare in maniera più ampia la ricchezza che tu oggi sicuramente hai nella tua vita. Ma prima di salutarci, lasciatemi ringraziare personalmente tutti i finanziatori del progetto Liberamente, cioè tutte quelle menti libere che sono andate sulla pagina Patreon di questo progetto, hanno cliccato su uno dei finanziamenti possibili disponibili che vanno da $1 a $3 a $5 a $30 e hanno cominciato a sostenere in maniera concreta questo progetto. Hanno dimostrato di essere persone estremamente ricche, dove non è il denaro a fare da padrona, ma piuttosto lo scambio di valore, che è quello che ci stiamo dando, spero, attraverso questo podcast e attraverso il gruppo WhatsApp delle menti libere. Come ti dicevo anche all'inizio della puntata, se vuoi anche tu entrare a far parte di questo speciale gruppo su WhatsApp, non devi far altro che andare nelle note dell'episodio, perché troverai sia il link per diventare finanziatore, ma anche per entrare gratuitamente a far parte del nostro speciale gruppo su WhatsApp. Ragazzi, buona giornata a tutti e alla prossima. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.